Terza tappa carnevale intercomunale qui da Laurito, mi trovo in compagnia di alcuni figuranti del carro. Il carro come si chiama, ricordiamo? L'inganno di Troia. Tu come ti chiami? Maria Rosaria. Perfetto, andiamo a scoprire questa terza tappa di questo fantastico evento. Bilancio su questa terza tappa del carnevale che si è tenuta oggi qui a Laurito. Mi fai un bilancio? Allora, penso che comunque sia andato tutto bene. Ringraziamo a priori tutti quelli che ci hanno aiutato, sia componenti della Prologo, non componenti, il comune, il comandante dei vigili urbani, la protezione civile, tutti quelli che hanno collaborato per far sì che questa festa diventi sempre più grande. Tanta gente è venuta qui oggi, davvero veramente complimenti, una sinergia da tutti i paesi, però una tappa piena di persone, nulla da togliere alle altre due tappe, però oggi qui avete fatto il pienone. Abbiamo cercato di dare una collaborazione a questo evento da parte di tutti quanti, anche la popolazione ci ha dato una mano e ha cercato di far sì che questo evento andasse bene. Ringraziamo anche Rofrano e Alfano e aspettiamo tutti giorno 5 martedì al carnevale intercomunale a Montana Entilia per la finale. Io credo innanzitutto una bellissima iniziativa, soprattutto questi quattro paesi che si mettono insieme e fanno questo carnevale che è veramente un fiore all'occhiello per la nostra zona. Poi devo dire, la terza tappa, più che io devono giudicare gli altri, infatti io voglio ringraziare i ragazzi della Proloco di Telelaurito perché si danno da fare, ma veramente si danno da fare. Qui abbiamo Leo Palladino che è uno che è un fautore di tante serate, di sponsor. Siamo in compagnia di chi? Di Aurelia Mero, la piacere. Guardate, tu di dove sei? Di Rofrano e faccio parte dei 5 continenti dell'Oceania. Benissimo, valutazione, cosa ne pensi della tappa di Laurito? Come è andata? Allora ragazzi, guardate dietro di me, è uno spettacolo, non ho niente da aggiungere, ci siamo divertiti tantissimo, soprattutto c'è tanta unione. Sono qua con Francesco da Rofrano. Allora Francesco, come va? Tutto a posto. Allora, ti sei stancato qui a Laurito? No. Allora, tu nel balletto di Rofrano cosa hai fatto? Ho corso. Hai rappresentato la fiamma olimpica? Sì. E per Dofalo. Perfetto, allora ti piace il carnevale? Sì, ci vediamo a Montano. Allora a Montano con Francesco, dille ai telespettatori. Spettatori, mi raccomando, venite. Bilancio di questa tappa qui a Laurito, dato che tu sei di Laurito. Un bilancio? Sì, com'è andata? Benissimo, benissimo. Vi siete divertiti? Sì, molto.